thank yeah. you Benvenuti a questo nuovo video. I protagonisti del video sono. questi computer. 10 euro! Sono dei computer che ho comprato in settimana. Ho trovato l'annuncio sul Facebook Marketplace ed erano venduti come non funzionanti per ricambi. Ma come hai visto nell'annuncio, c'è un terzo computer. Dove? in realtà successivamente scoprò che per 10 euro nell'annuncio si intendeva 10 euro a computer comunque dopo una trattativa alla fine prendo questi due computer per 10 euro e non compro l'altro con lo sticker Pentium 4 qui c'è scritto non si accende non funzionante ricambi e alla fine che problema hanno? li ho riparati? funzionano? lo scoprirete guardando la mia avventura con questi computer tutto inizia con il lancio di una moneta. Ero indeciso da quale computer iniziare, perciò lascio decidere alla moneta di un euro, dove testa è questo computer e croce l'altro. Alla fine esce testa, quindi parto da questo con il pezzo mancante sulla parte frontale. Quando un computer è vecchio e con un'apertura del genere, dentro può esserci di tutto. Le ragnatele che si intravedevano dall'apertura non promettevano niente di buono. Arriva poi il momento di rimuovere la parte laterale del case e quindi inizio ad aprirla piano piano, guardando allo stesso tempo all'interno, per essere pronto a reagire a qualsiasi minaccia di qualche essere che poteva essere nascosto all'interno. E alla fine vedo qualcosa. Rimuovo il pannello laterale ed eccolo lì. Un ragno! E come è già capitato qualche altra volta? Quel che resta di un ragno! Forse questa volta i resti sono di un super ragno. Molto più grande rispetto a quelli che abbiamo già visto in passato. Iniziano a emergere i primi indizi sull'hardware. Dalla ventola e dai connettori è chiaramente un PC non recente. La conferma arriva dall'alimentatore. Qui è indicato 99-2000. Non è segnato l'anno, però comunque è un alimentatore di quel periodo. C'è la RAM. Manca l'hard disk e c'è anche una cosa che sicuramente non è buona: alcuni condensatori sono gonfi. Rimosso il ragno e pulito un po'. Inizia a rimuovere la scheda magica. È fissata con un meccanismo economico. Alla fine la rimuovo e i condensatori gonfi ce ne sono tanti alla fine decido di aprire anche questo computer così nel caso in cui avessi trovato dei condensatori gonfi oppure qualche altra componente che non andava sarei andato così a comprare i cambi per entrambi anche qui cautela nell'aprire il case guarda all'interno per capire la situazione visto il grande ammontare di polvere che c'era e alla fine eccolo aperto un'occhiata per capire con che abbiamo a che fare emerge che visto l'aspetto del processore poteva essere un qualcosa come un pendio 2 Pentium 3 RAM mancante hard disk presente, ma staccato alimentatore. Staccato perché era un po' quello che mi chiedevo in quel momento. Su questo computer i condensatori sono integri. Quindi preparo la moca per un caffè prima di scendere e comprare i condensatori. Mangio una fettina di torta alle mere. Preparate con una ricetta vegana. Prendo in giro il funghetto mentre mi gusto la torta. Nel frattempo il caffè è pronto. Bevo il caffè così sono pronto a partire. Preparo un foglietto con il numero di condensatori da comprare e le loro caratteristiche. 7 condensatori, 1500 microfarad da 6,3 volt. I condensatori gonfi sono soltanto quelli con queste caratteristiche quindi decido di sostituirli tutti e sette a caccia dei condensatori al momento niente ho chiamato diversi negozi zero non si trovano ora ne sto andando a provare un altro il tempo non è massimo però tutto è gestito con l'ombrello e all'improvviso è arrivata la svolta Direzione Sassuolo perché al negozio dove mi ero recato il ragazzo non aveva i condensatori che cercavo. Però mi ha detto una cosa molto interessante: Va bene un condensatore con una tensione un po' più alta, l'importante è che abbia la stessa capacità. Quindi chiamo il negozio di Sassuolo che già avevo chiamato in precedenza e che aveva il 1500 microfarad, non da 6,3 volt ma da 10 volt. Gli chiedo quanti ne ha? Soltanto 10. Quindi prendo la macchina, mi rego al negozio ed ecco qua. Missione compiuta. Si ritorna a casa. Prima di cambiare i condensatori sulla scheda madre, ho preferito fare un test. Quindi ecco in azione il nuovo alimentatore che ho comprato per quando mi occorre fare dei test. Come in questo caso: un Aerocool da 550 Watt, pagato meno di 30 euro. Semplice confezione, stretto, necessario, Monto il tutto senza RAM, neanche collegamento al monitor, solo uno speaker e un pulsante di accensione. All'accensione la scheda madre fa. Ed è una grande notizia, vuol dire che la scheda madre è viva. Procedo con montare la RAM ed effetto il collegamento al monitor e uh -huh. funziona. Ecco che viene riconosciuta anche correttamente la RAM, e come vediamo, pare che siamo di fronte a un Celeron 700 MHz e un BIOS del 2000. E ora tocca a lui! Inizio a pulirlo quando all'improvviso vedo qualcosa. Non capisco cosa è. Dall'aspetto e dal colore sembra un verme. Fino a quel momento, questo computer non aveva mostrato sorprese come l'altro, ovvero un ragno, cose del genere. Cos'è? Beh, lo lascio dire a voi. Comunque, collego l'alimentatore alla scheda madre. E all'avvio, sentite qua. Anche la sua scheda madre. Evviva! Mi informo sulle RAM compatibili. La scheda madre è una Asus M2Z-VM e può gestire un totale di 512 MB di RAM con SDRAM. Faccio un test con un modulo di RAM da 128 MB e alla fine il PC parte. Siamo in presenza di un Pentium 3 500 MHz. Come visto, il computer ha l'hard disk, quindi prima di cancellare tutto quel che c'era su, voglio vedere quale sistema era installato e recuperarne la product key. È installato Windows 2000. Noi modalità provvisoria con prompt dei comandi per provare a recuperare da lì la product key. Vediamo che si tratta anche di un Windows 2000 Professional. Ecco il prompt dei comandi. Alla fine, scopro che c'è un modo più semplice per fare ciò, ovvero usare un programma che è presente sul Irens Boot CD che è un cd pieno di programmi che servono per testare e ripristinare un computer. Quindi inizio a cercare di avviare il mini Windows XP presente sull'Irens Boot CD con la RAM che da 128 MB è scesa a 64 MB. Probabilmente l'avrò urtata. Con un tentativo di portarla a 256 MB, passando tra errori forse di incompatibilità o proprio rottura di un banco di RAM, Pios che si dimentica le cose perché la batteria è scarica lettore floppy che forse non funziona penna usb non riconosciuta eccetera eccetera alla fine collego il mio lettore floppy usb e riesco ad esportare le product key con successo salvandole su un floppy qualcuno di voi si chiederà perché tutto questo perché non si è entrato in windows 2000 e provare a recuperarle da lì e ora ho da dirvi una cosa molto importante sicuramente alcuni di voi se non molti di voi già fanno quello che sto per dire però Meglio dirlo lo stesso. Quando vendete un tablet, un computer, uno smartphone, cancellate i dati e resettate barra formattate. Non è possibile che a giorno d'oggi uno compra qualcosa di usato e all'interno si ritrova i dati del precedente proprietario. Se a me Andrea Casello non me ne frega niente e cancello i dati, ci sono in giro tanti malintenzionati che non aspettano altro e ci mettono un attimo per rovinarvi la vita. Quindi, ricapitolando, prima di vendere un dispositivo, cancellare i dati e resettare barra formattare. Se non sapete farlo, fatevi aiutare da qualcun altro oppure guardate dei tutorial. Quello che segue ora è un esempio di come ho cancellato i dati di questo computer. Alla via di Rens Boot CD troviamo un programma chiamato Derix Boot and Nuke, chiamato anche D-Ban, molto semplice, all'avvio premere invio e dopo un po'... Ecco rilevato l'hard disk, lascio le impostazioni di default del programma, seleziono l'hard disk e poi F10 ed ecco che parte la cancellazione. Mi metto comodo mangiando dei triangolini di legumi, ottimi come snack e poi ecco in momenti come questi dove c'è da attendere un po' la classica partita a FIFA. Questa volta Real Madrid-Manchester City, arrivano i gol per il Real Madrid e la partita finisce con una mia vittoria 2-0. Il PC doveva ancora finire, alla fine ce la fa e l'hard disk è stato completamente cancellato. La conferma all'avvio, come vediamo, non è più caricato Windows. Infine tocca ai condensatori. Vanno dissaldati i primi vecchi uno per uno. Poi rimuovere i residui di pasta saldante come i residui di stagno nei fuori e poi pulire le piazzole sulla scheda madre dove andranno i nuovi condensatori. Il nuovo condensatore ha la gamba più lunga che indica il meno e va inserito nella parte bianca della piazzola sulla scheda madre. Un po' di stagno per fissare e poi riduco la lunghezza delle gambe del condensatore. Con alcuni di essi ho usato anche la tronchesi. Pulita la scheda madre dai residui di pasta saldante con lo spazzolino e Imbevuto di alcol isopropilico, ecco la scheda madre con i nuovi condensatori. Devo dire che il colore di questi nuovi condensatori non è male, e sta anche bene con gli altri colori della scheda madre. Test diretto, RAM inserite e la scheda madre si accende e funziona. E dopo una giornata avventurosa come questa, tra condensatori, ragni e cose che non si sanno cosa sono, ecco la meritata camomilla. Prima di andare a dormire. Conclusione: come visto, i computer. Funzionano. I test che ho fatto ho preferito farli con il nuovo alimentatore, perché i problemi che sono sopra descritti possono essere causati comunque dai loro alimentatori. Quindi non mi andava di rischiare ulteriormente i componenti dei computer e allo stesso tempo far saltare la corrente in casa. Per farli tornare operativi, occorre quindi un nuovo alimentatore per entrambi. Poi fare qualche altra accortenza come cambiare la pasta termica ai processori, finire di pulire a fondo i chini. E poi guardate qua cosa ho trovato all'interno, il pezzo per chiudere il case. Sono dei computer che al giorno d'oggi sono molto interessanti, soprattutto per retro gaming. Perciò ditemi la vostra, scrivetemi cosa ve ne pare di questi computer, dell'avventura che c'è stata per testarli, per cambiare i condensatori. Scrivete, commentate, fatemi sapere. Io vi saluto. Ciao. E ora togliamo questo. Oh. Anche qua. 啊！哎，干了